C'è delusione perché comunque come siamo partiti la prima mezz'ora andando in vantaggio di due gol, c'è delusione perché comunque si poteva chiudere, abbiamo avuto due o tre occasioni per chiuderla e quindi c'è delusione per questo, però comunque alla fine la stanchezza, quindi non, era, alla fine il secondo tempo era difficile chiuderla. Però secondo me quel primo tempo, se quelle due o tre occasioni che abbiamo avuto per chiuderla, dovevamo chiuderla. Hai rischiato l'autogol. Ho rischiato un autogol, sì, perché per chiudere un 1-2 che stava entrando in area, meno male che Vincenzo l'ha deviata. Senti, Luca, mi ascolti? Sì. Ciao, Massimo Profeta, in compagnia di Fabio Ferraresi, terzo tempo live, Rete 8 Sport. Allora, ti volevo chiedere, insomma, stai facendo tanti ruoli, sei un po' tornato all'antico per oggi, no? Come mezzala. Sì, oggi sono stato rimpiegato come mezzala e diciamo il mister da quando è arrivato mi ha impiegato lì, quindi sì, sono ritornato al vecchio ruolo. Ecco, ma Tanto ormai. questo rischia un po' no, cioè, non voglio esagerare, però rischia di disorientarti un po'. No, ti dico la verità, tanto è sempre stato così. Io parto in un ruolo, poi vengo cambiato in un altro, è sempre così, diciamo, la mia annata. Non c'è stata un'annata che ho fatto tutto l'anno, forse la prima annata a 19 anni che ho fatto tutta un'annata nello stesso ruolo, ma gli altri anni ho sempre variato terzino, mezzala, quinto. Quindi diciamo una sorta di jolly, una domanda per te da Fabio Ferraresi. Ciao, no, io è da un po' di tempo che sto qua da Massimo e commentiamo le partite. Ho sempre pensato che il tuo ruolo naturale, dal mio punto di vista, sia un quinto. Tu come la pensi rispetto a questa cosa? No, ti posso dire che sono d'accordo con te perché come quinto ho più campo davanti e quindi mi trovo meglio, però anche a fare la mezzala, anche inserirmi tra gli spazi è una cosa che mi viene facile, quindi posso dire che sì, posso essere un quinto, però la mezzala comunque l'ho sempre fatta, quindi mi adatto un po' a tutto. Però sono Senti d'accordo con Luca, te, il quinto è un buon ruolo per me. come si è presentato Sottil? In cosa ha lavorato maggiormente in queste prime sedute di Non è allenamento o cosa lo difficile capirlo. differenzia di più dalle grottaglie? Ma guarda, il mister ci ha trasmesso la cattiveria per affrontare queste ultime partite, perché comunque mancavano solo 6 partite, adesso ne mancano 5, ci serviva un po' di cattiveria in più e alzare un po' il livello, e il mister l'ha fatto bene. Venezia, uno spareggio. Sì, Venezia è una partita importante, come comunque sono tutte quante. Dobbiamo stringere i denti e lottare fino alla fine perché non meritiamo questo posto e cercheremo di far di tutto per levarci da questa zona.